Oh, buongiorno a tutti di nuovo. Allora, quello che vedete inquadrato è il Tribunale di Firenze, eh? Il nuovo palazzaccio, si dovrebbe dire. Il Tribunale di Firenze, va bene? Perché il Tribunale di Firenze? Perché intanto io sono in un bel giardino davanti al Tribunale, no? Quando, diciamo, gli avvocatini o i magistratini vogliono fare una pausa, bene, vengono qui a, non so, a prendere un po' d'aria, a respirare un po' d'aria pulita, no? E vedere un po' di verde, bel verde, no? Insomma, bello, diciamo, un po', come dire, un po' pochino, no? C'è qualche alberino, qualche alberuccio, insomma. Il comune di Firenze, ecco, se io mi giro di qua, qui c'è un macchione, va bene, c'è più verde lì, va bene, c'è più verde lì in quel macchione e in tutto il resto di giardino tra poco, no? Questi alberini un po' radi, vabbè, poi c'è questo, diciamo, poggiolo contornato da cipressini, da cipressi, vabbè. E vabbè, poi c'è questo appunto palazzaccio, nuovo palazzo di giustizia, no? Ma perché inquadri il palazzo di giustizia? Perché praticamente senti che succede, cosa succederà dal 15 ottobre, grazie ai green cards obbligatori. Ho già spiegato in un altro video perché va chiamato green cards, no? Allora, va chiamato green cards perché dà il vero nome Green Pass, no, Green Pass, qualcuno l'ha chiamato Green Pass, cioè una follia, ma io, come dire, passerei oltre e andrei al terzo stadio, cioè Green Cats, cioè una bella inculata, va bene? Ecco, una bella inculata. Ma perché una bella inculata? Scusate, ma già il fatto stesso è in questo per entrare in questo palazzaccio, va bene? L'avvocato, gli avvocati e anche gli avvocatini non avranno bisogno di mostrare il green cazzo, però i magistrati sì, eh? I magistrati, i magistratini, i magistratelli dovranno per entrare dentro e appunto presiedere le udienze e poi emettere sentenze, eccetera, eccetera, eccetera. Scrivere le sentenze, ma come, svolgere le loro funzioni dovranno appunto dotarsi di green cards, altrimenti no, no, non entra, cioè l'avranno preso appunto, l'avranno preso, va bene, ecco, l'hanno preso dove si sa bene. E insomma, contenti, allora, tra parentesi, contenti, no? E i magistrati, cioè i loro colleghi, diciamo. Colleghi, insomma, diciamo collaterali, diciamo la giustizia, la giustizia, insomma, vabbè, chiamarla giustizia in Italia è già una cosa, come dire, parecchio surreale, no? Surreale. Beh, pensate solo al fatto che chi è il presidente del Consiglio in Italia, cioè chi è il presidente del Consiglio? Uno che dovrebbe stare alla sbarra, cioè proprio, ecco, dovrebbe stare in quel luogo lì, in quel luogo lì che io vi sto inquadrando, no? Ma appunto non dalla parte dei cattivi, no? Perlomeno diciamo dei presunti tali, cioè gli imputati, no? Dopo quello ha combinato con la Grecia e anche con l'Italia, perché no, no? Mi ricordo che fece dimettere addirittura il Cavaliere Nero. Bunga Bunga lì Silvio Berlusconi, no, perché fece andare il differenziale chiamasi spread alle stelle, vabbè, per toglierselo da coglioni, capito? E quindi questo è lo stato attuale dell'arte, si fa per dire, no? Che per entrare nei tribunali i magistrati dovranno eseguire il green cards grazie a uno che in realtà dovrebbe essere alla sbarra, dovrebbero processarlo loro, no? Ma siccome si sono mossi, tutti sono un po', come dire, un po' lenti, un po' bradi, fino a non si sono mossi, allora ci ha pensato lui, no? A fargli il tiro mancino, ecco.
E questo per quanto riguarda appunto il sistema giudiziario, no? Quindi tutti quanti dovranno munirsi di green cards, magistrati inclusi, invece gli avvocati no, chissà come mai gli avvocati no, eh? Chissà come mai, ma forse sarà per Draghi, non avrà voluto fargli un dispettino a Conte, no? Dice Conte l'ha fatto entrare così, come dire, con tanta gioia, no? Dice no, io guardati, volentieri mi sposto, tolgo il disturbo, ti faccio entrare qui alla presidenza del Consiglio, in cambio però tu mi dai, almeno non mi tirare l'inculata del Green Cats, no, perché già se no qui, voglio dire, già mi tocca appunto a sradicarmi dalla poltrona che con tanto zelo io occupavo, no? Ti cedo volentieri il posto e tolgo anche le barbe, però insomma, voglio dire, almeno un contentino dammi, no? Secondo me il contentino è proprio questo, no? Caro Conte Sacchia, gli avrà detto il dragone incappucciato, volentieri io ti concedo questa l'esenzione dal Green Cats, va bene? L'esenzione dal Green Cats, ecco. E quindi a questo punto, solo loro, il 15 ottobre, parliamo un po' delle altre categorie lavorative, no? Allora, io mi pare di aver letto sul decreto che praticamente tutti dovranno dotarsi di Green Cards, no? Sia lavoratori privati che lavoratori pubblici. E anche lavoratori autonomi, mi pare, eccetto gli avvocati. Cioè, chissà come mai, cioè il virus lì non si attiva, eh? Cioè, gli avvocati hanno, come dire, l'immunità, non solo legale ma anche sanitaria, eh? E quindi praticamente tutti i lavoratori autonomi dovranno dotarsi di green cazzo, no? E ho visto proprio un video di un avvocato, no? Che si chiama Fusillo, mi pare si chiami, avvocato Fusillo, sì, è un video molto interessante in cui diceva diverse cose importanti, no? E che tra l'altro praticamente per diverse categorie, insomma, il green cazzo sarà totalmente inapplicabile oppure facilmente eludibile, no? Facilmente evitabile. Per esempio, quelli, facevo un esempio, dice quelli lavorano proprio gli artigiani tipo l'idraulico, no? L'idraulico, e poi che so, l'elettricista, no? Insomma, diciamo un falegname anche, no? Che lavora un po', tutti quelli lavorano proprio. Dice scusa, ma quando vanno a fare gli interventi nelle case, piuttosto, ma chi glielo chiederà i green cards? Voglio dire, qualcuno si prenderà la briga di chiedere i green cards? Ci sarà questo qualcuno? Magari ci sarà pure, quello dirà va bene, guarda, io intanto c'ho un'altra chiamata, dice arrivederci e grazie. Ma come qui? No, io non ho i green cards. Chiama qualcuno e ci abbia i green cards, va bene? E non rompere il cazzo. Vabbè. E così lo pianterai in asso, magari mentre il tubo continua a perdere acqua, o lo sciacquone oppure il galleggiante da cambiare, c'ho anche io un galleggiante da cambiare a casa. Ora figurati se io gli chiederò i green cards, a parte lo chiamo prima di 15 ottobre l'idraulico, ma insomma figurati se uno come me, si prenderà la briga di chiedere i green cards all'idraulico e fontaniere di turno, va bene? E quindi poi ovviamente poi per esempio un'altra categoria, bene, i tassisti, ma chi gliene chiederà i green cazzo ai tassisti? Quelli, sì, la polizia stradale potrebbe chiedere in green cazzo, ma non è di facoltà loro, capito? Cioè un poliziotto della stradale può fermare un tassista e dice senti, cioè, mi fai vedere i green cazzo? Dice scusami, ma tu rientra alle tue competenze? No. Allora che cacchio, e che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Magari ognuno dirà così, perché se no quello pure lo denuncia per insulto a pubblico ufficiale. Gli dirà, e che vuoi? Cosa pretendi da me?
Dice, no, io ti faccio la contravvenzione, fammi la contravvenzione, io la contesto. Dice, guarda, è facile anche contestarla, è facile anche vincere, perché tu mi stai facendo la contravvenzione per una cosa che appunto non ti riguarda, no, non è di tua competenza, quindi chiama qualcun altro semmai a fare la contravvenzione e arrivederci. E noi, ciao, e io non sono tenuto a farti vedere il green card, anche perché non mi puoi chiedere i miei dati sanitari, no, sono dati sensibili, quindi non hai né l'autorità né la competenza per fare ciò, ecco. E quindi belle fatte, anche i tassisti se la sono belle sgamata, no? Poi, ma anche i camionisti stessi, se non sono camionisti dipendenti, cioè chi glielo, se uno lavora in proprio, no? Il padroncino, mi pare si chiamano padroncini, ma chi glielo chiederà il green card? Voi vi immaginate file e file sull'autostrada con la polizia stradale o chi che sia, la guardia di finanza, e blocca l'autostrada per verificare la regolarità del green card, ve lo immaginate voi? Già voglio dire, una rete autostradale che fa schifo, va bene, poi in casa là anche con i green card, con i controlli del green card, figurati dove si va a finire, figurati dove si bloccano l'Italia in 448. Quindi alla fine rimarrà quelli del settore. Io immagino anche diverse aziende private se ne fregheranno del green card, secondo me non lasceranno proprio perdere, perché ma lo sapete che c'è un dipendente ti può anche denunciare, perché sono dati sensibili, capito? Non hai, cioè, non, tu dipendente, cioè i tuoi dati sensibili come dipendente sono sacri, non ti può chiedere il tuo stato di salute, se tu sei vaccinato, se non sei vaccinato, cioè i dati sanitari sono sensibili, quindi non sono appunto richiedibili da chi che sia, no? E possano venire fuori le belle grane, anche perché il green card italico è in chiaro contrasto la normativa europea del green card europeo, no? Il green card europeo dice non deve essere uno strumento discriminatorio. Cacchio, più discriminatorio così, io non ho capito, quello di dopo 5 giorni ti sospende, non ti paga più nulla, cioè rimani, come dire, senza stipendio, no, non è discriminazione questa, né discriminazione. Io no, vorrei capire Draghi, il vocabolario di Draghi, cioè da quali parole è composto, a parte, non lo so, pecunia, denaro, grana, debiti, interessi, non so, differenziale, spread e cazzi vari, questo è il vocabolario di Draghi, ecco, finisce lì. Non c'è ovviamente discriminazione, se figurati, le banche non hanno mai, i banchieri non hanno mai discriminato nessuno, no? È notorio sta cosa qui, lo sa tutto il mondo, capite? Non c'è neanche bisogno di dire, l'ha detto la televisione, figurati, va bene, i banchieri non hanno mai e poi mai discriminato nessuno, ovvio. Oh, allora, a questo punto, cioè, io mi immagino una osina, come dire, non so se è simpatica o no, penso di no, ovviamente, perché di fronte a tutta questa serie di obblighi, no? Cioè per lavorare, soprattutto, ecco, parlando appunto dell'obbligo di green card al lavoro, ma non sarà che può succedere questa cosa, cioè che tutta questa normativa appunto discriminatoria, sanzionatoria e anche vessatoria, non è che stimolerà un qualcosina in più di lavoro nero, di lavoro nero, cioè lavorare, scusa, ma io perché mi devo, allora, partiamo dal presupposto che non mi voglio bucare, va bene, non mi voglio bucare con nessuna siringa e fammi iniettare alcun tipo di siero, ma cioè perché sono, saranno cazzi mia a un certo punto, saranno cazzi mia, quello mi voglio sparare addosso piuttosto che no, saranno cazzi mia. Allora, siccome io non ne voglio sapere di sta roba del green card, ma non ne voglio neanche sapere di sottoporma a tampone
che tra l'altro sembra che oltretutto sia spesso e volentieri inattendibile, cioè risultati sballati, hanno trovato addirittura il virus nella papaya, nel kiwi. Cioè, ovviamente non c'era lì il virus, non c'era né nella papaya né nel virus, no? Però quel fenomeno di giletti, di Gillette, buono solo a radersi forse, praticamente ha cercato di prendere per il culo il famoso medico Mariano Amici, no? Scusami, dice, io mi mangio i kiwi, ma bella faccia di bronzo, che non tu sei altro, ma lui ha fatto l'esperimento apposta per dimostrare che non che c'è il virus nei kiwi, non che c'è il virus nei kiwi, ma che il tampone è fasullo, va bene? Cioè dà un risultato fasullo, è un tampone bidone, va bene? È un tampone bidone, quindi, capito? No, questo invece cercava di prenderlo per il culo, va bene, facendogli credere, dice guarda che paura che ho che ci sia il virus nei kiwi e me lo mangio di fronte alla faccia tua, va bene, capito? Capito che roba? Quindi questo è quanto. E quindi chi non vorrà farsi né siringare né tamponare, vuol vedere che accetterà di lavorare a nero, vuol vedere che ci sarà un aumento di lavoratori a nero, vuol vedere che ci sarà un aumento di, o meglio, un aumento di quelli che non pagano contributi, perché ovviamente pagando a nero tu paghi contributi, tu risparmi un monte, va bene? Vuoi vedere che succede questo, che il dragone riesce anche in questa impresa? Il dragone incappucciato, che non vede ovviamente, non vede nulla se non le logge, e le cose, le filiali, le filiali bancarie, e le logge, vedi altro che quello. Vuoi vedere che il lavoro nero un Dio esploderà, ma sicuramente aumenterà? Sarò facile profeta? Ma chissà, comunque ovviamente c'è chi ne approfitterà per dirgli: senti, io non voglio, pagami tutto in contante a nero, non voglio pagare tasse, contributi, no, già si guadagna poco, va bene, sicché il resto versamelo tutto così, brevi mano, ecco. Siamo lontani dalla realtà? Siamo davvero lontani dalla fantasia, fantascienza? Ma io direi che secondo me c'è il rischio veramente grosso che avverrà così, Va bene, allora, per il momento ho finito in questo intervento, vi saluto, a presto su quei schizzermi, sempre più irriverenti, sempre più impertinenti e sempre più naif. Ciao ciao dai palazzaccio.